Venerdì 24 novembre 2023, buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa. Appuntamento questa sera alle 18:30 con Friday Me Live in diretta per parlare del Milan, per parlare della partita di domani, una partita importante contro la Fiorentina che analizzeremo questa sera a partire da mezzanotte. Sarà disponibile il video su YouTube dove appunto vedremo alcuni dati importanti e abbastanza particolari sul nostro avversario e anche su di noi, ovviamente, per cercare di capire che cosa dovremmo fare domani sera. Con chi dovremmo farlo domani sera non è dato sapere, perché ieri notizia dell'infortunio di Okafor, convocato Camarda, che oggi si trova anche sulle prime pagine dei giornali, ad esempio sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, il diavoletto da record. Camarda in panchina, Okafor KO, la baby punta a 15 anni e 260 giorni, può diventare il più giovane a debuttare in Serie A. Nel frattempo, l'Italia del tennis in Coppa Davis raggiunge la semifinale. Sinner nel doppio contribuisce alla vittoria, battuta l'Olanda, domani la Serbia per andare in finale. Jannik sfida Djokovic e dice: felice di incontrarlo, così posso crescere. L'intervista a Fabio Quagliarella sulla Gazzetta dello Sport dopo il ritiro, una vita di gol, dice Samp, io avrei continuato. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove si fa anche questo fotomontaggio tra un Marcus Thuram bimbo e un Marcus Thuram oggi, perché arrivò a Torino col papà in bianconero a 4 anni, ora ci torna per giocare la super sfida da avversario. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport apre sulla possibilità che la Juventus passi in testa, perché se domenica batte l'Inter, Allegri riporta la Juve in testa a parità di partite dopo 40 mesi. Ed ecco l'infiltrato. Max, l'incrocio che vale il sorpasso. Semplicità e creatività dietro una partenza in campionato che ha stravolto ogni pronostico. Vuole stravolgere i pronostici anche il Napoli, e secondo Spalletti può farlo perché il commissario tecnico della nazionale dice che il Napoli è ancora da scudetto, lotterà con Inter, Juve, Milan. Il nuovo tecnico si presenta oggi. Osimhen va in panchina per la sfida di domani contro l'Atalanta alle 18. Poi domani sera, ecco Camarda, il baby del Milan, punta al record. Pioli ha perso anche Okafor. In panchina andrà il centravanti della Primavera, che potrebbe diventare l'esordiente più giovane. Intanto nella Fiorentina, italiano conferma il 4-2-3-1. Sulla prima pagina di Tutto Sport, al di là, diciamo, delle questioni e degli appelli dei piccoli azionisti che dicono alla Juve ti devi difendere di più per quel che riguarda le aule di tribunale, è interessante la questione legata al futuro di Rino Gattuso, e come sappiamo ha un sacco di santi in paradiso e adesso potrebbe arrivare al Torino. Rinho è rientrato in orbita Granata, se non resta a Marsiglia e Cairo con Jada Ivan. Nel frattempo Thiago Motta prende tempo perché lo cercano le big, ma il Bologna offre il rinnovo. Balotelli sbanda, distrugge l'auto e rifiuta l'alcol test, nulla di nuovo, mentre Spalletti replica a De Laurentiis, dice rubato un bel niente. Sapete che il presidente del Napoli si era schierato a favore del rigore contro l'Ucraina, e invece Spalletti dice che quel rigore era dubbio e non chiaro. L'Italia ha strameritato la qualificazione. Poi anche la questione legata a Zaniolo, che secondo Spalletti può fare il centravanti. Andiamo agli approfondimenti. Gazzetta dello Sport. Cominciamo naturalmente da Juve-Inter. Cominciamo da Juve-Inter ed è una partita milionaria, dai giocatori agli spettatori. Perché Juve-Inter vale così tanto? È una questione naturalmente di costo delle rose, con le due rose, vedete, 120 milioni di euro lordi, il monte ingaggi per la Juventus, 116 per l'Inter ad esempio, ma anche l'incasso previsto, oltre 4 milioni di euro, il valore delle rose, 421 milioni contro 563, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tanti punti di interesse. Il principale naturalmente è quello della classifica, e per quel che riguarda invece le formazioni, le scelte per Inzaghi sono fatte. Eccolo qui, tutto deciso. Anche Cuadrado torna a sperare in una convocazione, davanti a Sommer ci saranno Darmian, De Vrij, Acerbi, con Dumfries e Di Marco sulle fasce, in mezzo Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Lautaro e Thuram a formare la coppia d'attacco. Per quel che riguarda invece la Juventus, Locatelli
lavora ancora a parte, sollievo McKennie è recuperato e dunque ci sarà per la gara di domenica sera. La questione societaria, dicevamo, ovvero il bilancio, conti a posto nel 2026, Ferrero dice le sentenze da rispettare. Questo riguarda quello che dicevamo prima, ovvero le, fra virgolette, proteste dei piccoli azionisti in relazione alle scelte societarie di accettare i patteggiamenti e quant'altro. Vabbè. Milan, domani con la Fiorentina. Parleremo questa sera alle 18.30 anche di questa questione. Naturalmente, se vorrete, a Friday Me Live è l'ora del diavoletto. Pioli ha deciso, c'è il baby bomber con i big del Milan, ovvero Francesco Camarda, centravanti, 15enne, sarà convocato domani contro la Fiorentina, può diventare il più giovane debuttante in Serie A. Lui che ha già segnato 3 gol in Youth League, 2 con Newcastle e 1 molto bello con il Paris Saint-Germain. Sotto troviamo un'interessante intervista al coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi, il quale dice che Camarda ha potenza fisica e generosità, ma andrà accompagnato nella crescita tattica e psicologica. A questa età c'è da migliorare in tutto: tecnica, comprensione del gioco, esperienza. Ecco, l'esperienza la fai giocando. Camarda gioca regolarmente con la primavera ed è probabile che continui a farlo anche dopo la convocazione di Pioli. Invece è meno probabile che continui a giocare con il Milan Luka Jovic, anche se domani avrà la grande occasione. Eccolo qua. Jovic per forza, adesso o mai più, contro la sua viola. L'infortunio di Okafor obbliga Pioli. Il serbo non può sbagliare anche stavolta. E vedremo se effettivamente sarà così. Io mi gioco i miei 2 centesimi su sapete cosa, tra le due opzioni. Dall'altra parte, e lo vedremo questa sera a mezzanotte in versus Milan, attenzione a Nico Gonzalez. Eccolo qua, gol e personalità, Gonzalez è sempre il centro della viola, l'indispensabile Nico. Col Milan incrocio chiave, italiano non può fare a meno dell'argentino, rientrato solo ieri da Baires. E poi qui naturalmente torna a carico anche Gerry Mina, che è rientrato dalla Colombia. Giocato poco nella prima partita, mentre col Paraguay ha giocato praticamente tutta la gara. Dunque questa è la questione legata alla Fiorentina. Poi domani c'è anche un interessante Atalanta-Napoli alle 18 e oggi è il giorno della presentazione di Walter Mazzarri. Eccolo qui, a tutto Mazzarri, dice su Lobotka devi dettare i ritmi della manovra nel modo più rapido. A Zielinski dice hai classe per inventare anche negli ultimi metri, devi farlo di più, e a Kvaratskhelia il tuo genio non va limitato, ma devi fare pure la fase difensiva. Questi sarebbero i dettami di Walter Mazzarri, colloqui personali e libertà d'azione. Ecco come Walter ridisegna il Napoli. In attesa di poter incidere sui principi di gioco, il nuovo tecnico punta tutto sul dialogo e sul divertimento da ritrovare. Naturalmente ci sono alcune questioni poi anche legate ai giocatori, come ad esempio Anghissà, che non ci sarà. A centrocampo il tecnico azzurro tra problemi e soluzioni, Macedone ora cerca più spazio perché Elmas scalpita, vedete, Anghissà out, dentro Kajust, Zielinski rischia. Nel frattempo il Napoli, che torna in campo domani con l'Atalanta, e poi affronterà il 3 dicembre la Juve, l'8 il Cagliari, Frosinone in casa e poi la Roma all'Olimpico. E in Europa invece in Champions League l'impegno fuori casa la prossima settimana contro il Real Madrid e l'ultima sfida in casa con il Braga. Questo per quel che riguarda Napoli e dunque il campionato italiano, che ritorna domani con queste sfide molto molto interessanti. L'intervista a Fabio Quagliarella, eccola qui. I miei gol per tutta Italia, non volevo smettere, aspettavo solo la Samp. L'ex attaccante, adesso opinionista, si racconta dopo 24 anni di carriera. A Genova sarei rimasto pure gratis, dice Quagliarella. Qui una carrellata sulle tante squadre della sua carriera: Torino, dal vivaio fino alla Serie A, poi la Fiorentina per un breve periodo, il Chieti, poi l'Ascoli, si va dall'altra parte con i capitoli importanti con l'Udinese, il Napoli, la Juventus e poi anche la Nazionale. Naturalmente un'interessante intervista a Fabio Quagliarella. Facciamo un salto all'estero in chiusura, perché domani si gioca la sfida tra il Manchester City e il Liverpool. Allora qui l'analisi è sulla squadra di Klopp, la rinascita del Liverpool.
un super Salah, centrocampo tutto nuovo e difesa solida. Con Klopp sfida il City per il titolo, linfa giovane in mediana, Momo trascinatore e miglior retroguardia. Questi gli spunti della partita di domani. La sfida alla capolista di Guardiola, squadre divise da un solo punto. E poi c'è l'urna che ha sancito i sorteggi per i playoff per andare ai campionati europei. Ci saranno Polonia, Estonia, Galles, Finlandia come semifinali, Israele, Islanda e Bosnia, Ucraina, e poi Georgia, Lussemburgo, Grecia, Kazakistan. L'Ucraina nell'urna trova la Bosnia, Kvaratskhelia il Lussemburgo. Bene, questo è tutto per la rassegna stampa di oggi. Io vi auguro un buon venerdì e vi aspetto questa sera a partire dalle 18.30 in diretta con Friday Me Live e poi da mezzanotte versus Milan, l'analisi della Fiorentina ma anche dei rossoneri. Grazie a tutti, buon venerdì.